Mademoiselle è dentro e Chiara dovrebbe essere dentro, ma non la vedo ora. Ma non ti preoccupare che vengono fuori loro, quando meno ce l'aspettiamo. Magari stanno dormendo le persone. Ecco, qualcuno è arrivato. Liuba. Ciao, Liuba. Ah, che stanchezza. Mi svegliate così, parlate piano. Parlate piano, amici. Qua fa ancora tanto caldo. Facciamo i rotolini, noi. Quasi. È meglio dopo la pettinata. Riesci a leccarti meglio. Che stanchezze qua. Il caldo ci sta mettendo KO, KO. Quel posticino più fresco. Mamma, con la testa nel muro. Spiaccicato nel muro. Sally. Sally saluta. Ciao. 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 Salutami, Tigri. Ciao. Tutto bene, Dick? Tutto bene, Dick? Ciao. Esterina, dobbiamo fare le orecchiette, eh? Da che orecchiette sporche che hai? Non te le fai fare solo la carezzina, dove dici tu? Formaggino. Ciao Gabriella. Questa è Lora Coccolina. Lora Coccolina. Libellula. Con occhio aperto e uno chiuso, vero Libellula? No. Non mi disturbare che me ne vado. Ecco qua, sì. In braccio, in braccio. In braccio, in braccio. Quasi. Quasi. Saluta, quasi. Ciao. No, non mi faccio toccare da te. Lo so che mi fai poi qualcosa, vero? Monello? Astrid. Ciao, Astrid. Astrid, no, anche io me ne vado. Anche io me ne vado. Ciao Kika, Kika. Quasi, vieni, quasi, quasi. Ecco, così la carezzina, non di più. Come dico io, la strusciatina sfiorando piano piano da lontano, non di più. Kostner, vieni a farti pettinare, Kostner. Guarda come sei conciato. Mamma, quanto pelo, Chicca. Mamma, Chicca. Mamma, mamma, Chicca. Mamma, Chicca. Ciao, Marcellino, saluta. Ciao. Ciao, Giusy. Ciao, Beba. Ciao a tutti. Tontolino, il tontolino perché dondola tutto, che si è salvato dalla gastroenterite, ma gli sono Chicca, rimasti un pochettino i movimenti sbilanciati del bacino. Tontolino, Fiorino, ciao Fiorino, Fiorino, Fiorino. Fiorino, che dici Fiorino? Dici qualcosa. Saluto a tutti. Ciao amici. Come si sta da voi? Fa caldo? Qui ancora non ci lascia in pace questo caldo. È tempo suo, è tempo suo. Vero Mojito? Mojito? Oh Mojito, Mojito. Tu soffi però le coccoline poi le vuoi. Tutto storto sei. Bisogna capirti. È vero Mojito? Non lo sa manco lui che vuole. Lo vuole ma non lo vuole, vero Mojito? No Mojito, stavolta non lo volevi, non lo volevi? No, ho già detto, dietro la brandina come guarda, là ci sono altre zampine. Si fa così, Monello? Monello, ci abbiamo Zani, bello allungato.
vediamo se la connessione resta. A Catania stiamo bruciando da settimana, sì. Anche qui è pieno di Canadair che fanno avanti e indietro. Pellaro sta bruciando tutta, che è una zona sulla Ionica. Proprio poi si divertono a incendiare, non ne parliamo. Aumentano ancora di più questo calore che si alza. Axel, Axel! Quasi, quasi. Kinza, Kinza l'obesa. Vediamo se la linea regge, entriamo dentro casa. Ah, Roxy, guardate che bella. Ah, distanza è bellissima. Appena mi avvicino però scappa questa odia all'essere umano. Non ne vuole sapere. Vero Roxette? Tutti distrutti, sfatti. Stanno mangiando pure di meno. Che fa caldo, 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 caldo. Penny, saluta Penny. Ciao. Ciao Penny. Ciao Penny. Tutto a posto? Tutto a posto. Ciao Roxette. Che c'è Penny? Chicca? L'appetito a Chicca non gli passa mai. Fiorino, perché non può mangiare? Io non so come fanno a stare quelli là fuori al sole. Cioè, sì che c'è l'ombrellone, ma sempre caldo fa. Eppure si stanno là, sotto l'ombra di quel cerchietto di ombrellone, stupidi come sono, oppure sotto i lettini. Corri, corri Gandalf, corri, 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 vieni, vieni Gandalf, vieni Gandalf. Bello, sto arrivando, vieni Gandalf, vieni, sì, bello, corri, corri. Gandalf. Au. Che gli diamo? La bustina, amore, gli diamo la bustina, Gandalf. Vieni Gandalf. Wow, wow, eccoli con le codine dritte. Entriamo da là che di qua c'è lei. Gli facciamo la soffiata di lato. Eccolo, eccolo. Eccoli qua, sono arrivati, sono arrivati. Lassù si sta freschi sicuramente. Rochino sul letto, ciao Zuzzurro, 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 non andare via. Io quando mi muovo un pochino poi perdo la linea dentro casa, quindi se scompare un pochino la linea perché entrando perdo la connessione con l'altra casa. È vero? Facciamo un giretto, vediamo se regge. Piuma tutta la lettiera occupi. Sei tanta, tanta, tanta. Davidone. Poi c'è chi è magrolino. E resta sempre magrolino. E chi è cicciottello. Però Axel, linea. Abbiamo ritrovata Axel. Oh, che pennichelle belle. Questo nasino rosa. Questo nasino rosa, bello. Ciao Lira. Tutto a posto Lira? Guardate che grande il Balù, è gigante questo gatto, grande, lungo, alto, bello, una brandina si occupa da solo. Ancora sono semi vuoti questi letti, vedremo quest'inverno. Sai che quest'inverno pure un altro ne dobbiamo prendere per contenervi a tutti. Yuma, Yuma, Elvis, quanto sei bello, questo Cipria.
pure sotto i lettini abbiamo gattini, vero Paolina? Sotto le brandine pure. Siete scemi, non si sta più freschi sotto le brandine, avete ragione. La cena Ir, Alina. Ah, Luterone vicino a te, Balù. Ciao Luterone. Buddy. Piano. Le femmine disturbano sempre. Che vuoi, Mitigri? Saluta, ciao. Guardate che begli occhi che ho io, sono buono buono. Anche dallo sguardo si vede quanto sono buono. Invece sono una peperina. Mi faccio toccare e fare solo quello che dico io. Quando dico io, vero? E invece lui è buono buono. Questo si copre gli occhietti, fammi muovere l'ira. Ti ho beccata, stavi facendo la pulizia, eh? E continua. Questa è la fidanzata di Zanardi, non si fa toccare nemmeno lei, come Zanardi. Dalia, Vincino, Claudio. Il pavimento è più comodo perché è più fresco. Chi c'è lì sotto? Nicole. Qui vediamo Codina e Zampetta, ma non sappiamo chi è perché è troppo nascosta. Gina! Bella, ti ho spaventato, scusami. Aragon. Nasina. Sì, mangiate. Vediamo di qua la signorina che fa. Oggi abbiamo provato a lasciare a Minù la gabbietta aperta, però come tentativo iniziale è andato male perché è andato a nascondersi dietro il frigorifero, vero Minù? Ora invece sembra più rilassata, è vero Minù? Ancora non vogliamo uscire da questi glu? No, sto bene qui, però ho mangiato. Ha fatto la flebo, te sta un pochino meglio, vero? Bella. Piccolina. Piccolina. Dov'è che fai 10 anni? Piccolina. Mangia un altro pochino. Minù, te lo sognavi questa pappa? Conoscevi quella della Coppa? Questa così buona non l'avevi mai vista, vero? Ci sto pensando. A lei gli piace la bustina appena aperta, infatti appena si fa un pochettino vecchia, io c'ho qua quelli che attendono il suo cibo e a lei gliela metto fresca. La vecchia gliela do a loro e lei appena è fresca mangia. Qua ci abbiamo Cayenne, distrutto anche lui dal caldo, lui un pochettino aggressivo, non si fa toccare a meno. Gabriella, che hai scritto un poema, aspetta che lo leggo. Non so spiegarmi come facciate a mantenere tutto così pulito, te lo spiego subito. Con 10 gatti in casa, un attimo dopo aver finito, mi ritrovo di nuovo granella e pelo sul pavimento e mobili. Anche qua. È un lavoro continuo di pulizia.
Proviamo sempre. Ora, mentre registravo, mi sono accorta, infatti ora prendo un pezzo di carta, queste vitamine e medicina, che qualcuno ha vomitato. Purtroppo è un continuo. Le cosine qua, le pezzette, le asciugamani, tipo le mettiamo per proteggere questo dai peli. Così si sporca questo, tu il giorno dopo lo spazzoli e ora ti faccio vedere la spazzola magica che ho, oppure lo giri da un altro lato, tanto un asciugamano, una federa, se devi fare veloce ha 8 parti, quindi se di qua è sporca, la sbatti, la giri da un altro lato e gliela appoggi e sembra pulito. Stessa cosa, e ti pulisci tutto, ti spazzoli, ora ti faccio vedere che spazzola ho. Perché spazzolare si deve spazzolare purtroppo e quello si perde un sacco di tempo. E poi c'ho anche un'altra scopa che la uso dal 2014 e con quella mi trovo benissimo e raccoglie tutto. Aspettate che raccolgo la vomitata intanto che... E poi l'oro è un continuo. Certo ho lo svantaggio qua che questo pezzo è cemento e pulire qua devo... È difficilissimo togliere il vomito e quindi la mattina devo utilizzare una specie di raspa per grattare nel cemento, se no, anche se lo lavo con la pompa non se ne va. E poi si scopa e si lava e poi stasera dovrò scopare di nuovo e rilavare perché sabbia, pelo. Pipì pure fanno, ne fanno tanti di guai. Ora ti mostro la spazzola e la scopa che io utilizzo, così la trovi su internet e te la compri, poi mi dirai che bella, con questa tiro tutto, è una figata pure pulire. Non che ti voglio fare comprare questa spazzola, però a me è di aiuto. Questa è la spazzola, si chiama Mia, è della stessa linea, sono in silicone, le puoi pure lavare, è della stessa linea, c'ho pure le scope. Aspetta, che te lasciando che le ho lavate, perché una volta che le utilizzo poi le lavo pure. E anche la scopa si chiama Mia. Mia. La trovi anche su Amazon. E poi utilizza dei moci in microfibra che tirano tutto. Ecco, questi sono i consigli che ti posso dare. Poi le ho provate tutte le spazzole, queste in velluto, queste, ma questa non la batte. Si interrompe la linea perché mi stanno continuando a chiamare, a telefonare. Sicuramente è qualcuno che sta segnalando perché. I messaggi che ricevo sono soltanto che hanno trovato un gattino, che non sanno come fare. Poco prima di iniziare il video, il messaggio che ho letto era di una che mi manda la foto di un gattino mezzo morto e mi scrive: girovagando su internet ho trovato il vostro numero e c'è questo gattino, la foto risale a una settimana fa e già la foto era di un gattino messo malissimo. Ora è ridotto ancora peggio. Ci possiamo rivolgere a voi? Cioè, è da una settimana che tu lo vedi che sta male e tu cerchi su internet invece di portarlo da un veterinario? La gente fa veramente schifo. E poi un continuo, pensano tutti che me li debba prendere io, perché c'hai dei gatti, allora tutti a mandarmi le segnalazioni a me, a chiamare a me, a scrivere messaggi a me, perché nessuno può fare niente. E poi si incazzano quando Daniela gli dice di no e dicono: ah, Daniela, non ci vado d'accordo perché Daniela non mi ha preso il gattino. E certo, se prenderli a tutti qua non erano 200 ma 2 miliardi, perché nel corso degli anni, per fortuna, poi chiudendo, dicendo di no a tante persone, hanno visto che sono capaci anche loro di utilizzare le manine e di aiutarli. Perché
per fortuna. Alcuni talmente si sono sentiti bravi ad utilizzarle dopo i miei no che si sono fatti pure le associazioni. Quindi che cosa c'è di meglio e come soddisfazione di vedere che la gente pure impara da ciò che ha visto e ha preso da tutto l'amore che noi diamo a questi piccolini? No, come no? No, sì, altro che no. Perché ancora fa caldo, sono pacifici. Più tardi, appena c'è orario di cena, appena i piatti iniziano a essere vuoti, iniziano a svegliarsi tutti, appena scende la temperatura. Ora ancora fa caldo. Traballino. Quanti gradi abbiamo? 35. È brutto questo barometro. Quello di prima era più bello, solo che Eric l'ha rotto. Sì, 35. Ancora. Però 35 all'ombra, non al sole. Al sole ci sono molti più gradi. Vediamo se gli diamo la pillolina a Chiara. È vero mia? Vediamo dov'è Chiara. Chiara? Eccola Chiaretta, dove eri nascosta prima, Chiara, che ti dovevo dare la pillolina? Chiara? Dove eri nascosta, Chiara? Ah, che bello fresco qua. Ciao Madi, Mademoiselle. Ciao Madi. Bella Mademoiselle, tutta bella bella. Ma ve la ricordate nelle prime foto com'era brutta questa gatta ammalata? Ammalata, ammalata, ammalata. Combinata male, 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 male. Questa vecchietta com'era conciatissima. Un miracolo è stato, un miracolo davvero. Io sono estasiata da lei. A parte che mi è costata una fatica curarla, perché pure, diciamo, mezza cattivella, c'è il suo caratterino tosto, però una grande soddisfazione salvarla da tutto, dalla FIP e curarla dall'insufficienza renale. Ciao Ugolina, Ugolina, ogni tanto si fa vedere Ugolina, però lei vive al piano di sopra e non gliene frega niente del piano di sotto, non si mischia con la plebe, vero? È una principessa. Allora, Eric ci ha fatto un regalo, ci ha comprato le bombolette, quindi pomeriggio più tardi, appena ci sbrighiamo un attimino con le terapie e coi gattini, ci mettiamo a fare qualche altro disegno nel muro, facciamo qualche altro strip art. È vero? Sì, ci ha portato tante bombolette Eric, oggi è la giornata giusta che non c'è vento e quindi faremo qualche altro disegno, che pure Elisa ha fatto l'artistico, quindi ci mettiamo là, un po' di spray, ci sta bene, coloriamo questo muro. Chica, Febbo, il bagno è il posto preferito dei gatti. Roxy, Roxy! E quindi oggi renderemo più allegro il nostro muro. Qualche cosa, qualcos'altro la disegniamo. Vero? Certo, non tutto oggi, tra oggi e domani. E anche dopodomani faremo qualche altra cavolatina per rendere più allegro questo muro grigio. Ok, ora vi lascio.
e completo le cosette da fare. Un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao.